Da oggi il balsamo non si usa più soltanto per lisciare i capelli. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi una nuova puntata sulle paste modellabili. Faremo insieme la pasta di balsamo, o meglio, la mia ricetta della pasta di balsamo. Una pasta fatta sfruttando le proprietà emolienti del balsamo, specialmente quelli che contengono petrolati. Infatti, questo è un modo carino per riciclare il balsamo che magari non vogliamo più mettere in testa perché, per esempio, nel mio caso non uso più petrolati per i capelli e quindi c'è rimasto lì il bottiglione semipieno. Bene, utilizziamolo per creare una pasta modellabile veramente, veramente carina, facile da fare e soprattutto bella da plasmare. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere cosa ho combinato. Ed ecco l'occorrente per preparare la nostra pasta di balsamo. Innanzitutto un balsamo per capelli, uno di quelli che vogliamo dismettere perché non ci è piaciuto particolarmente. 125 g di balsamo per capelli, 70 g di amido di mais o maizena, è la stessa cosa, e 80 g di farina 00. 30 ml di olio di vasillina, potete usare anche l'olio Johnson o anche un olio di semi che abbia un colore abbastanza chiaro. Questa pasta può essere colorata sia mentre la si prepara che subito dopo, nel senso all'occorrenza, prendendo i piccoli panetti e colorandoli con del colore acrilico, in quel caso del colorante alimentare o con quello che più o anche dell'acquerello in tubetto. L'importante è che rimpinguate la parte pulvirulenta se diventa troppo liquido con della farina oppure con un altro pochino di amido. Cominciamo subito la nostra preparazione. Mettiamo subito i 30 grammi di olio. Ok, ne ho messi 31, fa niente. I 125 di balsamo. Eccoci qua. E diamo una prima rimescolata alle parti liquide. Se vogliamo colorare tutta la pasta, è a questo punto che dovremmo unire il colore. Io invece preferisco farla color naturale e poi colorarla all'occorrenza quando adopererò la pasta. Siccome lo farò con voi sicuramente in uno dei prossimi video, lo vedremo insieme. Versiamo adesso i 70 g di amido di mais. Ok. E gli 80 di farina 00. A questo punto non ci rimane altro che rimestare ben bene il tutto e fare diventare il composto una pasta bella morbida. Mescolate, mescolate, mescolate fino a che tutto non sarà incorporato. E quando sarà difficile incorporare con il manico del nostro mestolo, della nostra posata di legno, a quel punto versiamolo sul piano da lavoro e impastiamo manualmente, aggiungendo di volta in volta un mix fatto da un cucchiaio di amido e un cucchiaio di farina mescolati insieme. Questo ci servirà per dar corpo al nostro impasto. Continuiamo ad aggiungere materia perché questo può dipendere molto dal diverso grado di umidità del balsamo che utilizziamo. Quindi, quella è la ricetta base. Poi, a seconda di quanto sia liquido un balsamo, uno si può vedere costretto ad aggiungere in percentuale. In quel caso aggiungete sempre un cucchiaio di amido e un cucchiaio di farina. Perfetto. Vedete, quando il composto si comincia a spezzare, vuol dire che è pronto per essere lavorato. E allora lo prendete con le mani, è morbidissimo, ovviamente, è profumatissimo. E poi, come prima, procediamo a poco aggiungendo farina e amido nella quantità di un cucchiaio e un cucchiaio. Perfetto. Sporchiamoci le mani anche noi di polvere, così sarà più facile che rimanga meno, e incorporiamo finché la pasta non risulterà elastica, morbida, ma non più troppo appiccicosa alle dita.
Questa pasta morbidissima, secca all'aria, quindi adatta per la creatività dei ragazzi, adatta anche per piccoli oggettini, bomboniere. È una pasta molto fine come texture, molto morbida, di una buona durata e di riuscita certa. Non subisce molto ritiro, un pochino sì, ma non molto. E se fatta mantenendo un giusto grado di umidità, è difficile che spacchi, veramente veramente difficile. Questa è più sottile della pasta di sale, è meno sottile della pasta di riso e della pasta di mais, ma di più facile creazione, se devo essere sincera, e anche più gradevole al tatto e all'olfatto, perché è profumata. Si conserva in frigorifero, avvolta nel cellophane o anche in un luogo asciutto, sempre avvolta nel cellophane, non a diretto contatto con la luce. Qui vi lascio il link diretto alla playlist dove troverete tutte le paste modellabili che abbiamo fatto su Arte per Te, perché sono veramente veramente tante le paste modellabili che abbiamo fatto insieme. Cliccando qui le troverete tutte. Adesso ne coloriamo insieme un pezzettino. Metto un po' di amido o di farina sul piano da lavoro per far assorbire l'umidità che adesso vado ad insinuare. Metto un po' di colore al centro e comincio ad impastare. Ed ecco quindi la nostra pasta bella e colorata. Guardate che bella texture, rosa, morbida, morbida. Se dovete fare delle creazioni in piano va benissimo usarla così morbida. Se dovete fare dei pupazzetti, fate prima i vari pezzetti, lasciateli rapprendere e poi uniteli tra loro bagnandoli con l'acqua. La colla contenuta nell'amido di mais servirà a fare tenere insieme i diversi pezzettini. Ed ecco a voi la pasta di balsamo, bella e pronta in pochi attimi. Torniamo di là che ho ancora qualcosina da dirvi. Visto che bella questa pasta di balsamo, è una pasta molto molto carina, versatile, che si essicca all'aria, quindi facilmente essiccabile, con cui potrete fare 2000 cose, sia voi che i vostri piccoli, perché è una pasta anche molto adatta ai più piccoli. Naturalmente non è edibile, quindi se state con i bimbi state attenti che non la mangino e soprattutto che non la infilino né in bocca né nel naso né nelle orecchie. Sempre attenti con le paste modellabili e i bimbi. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su, condividete il video e vi aspetto sempre sulla pagina Facebook e su Instagram, i cui link troverete qua sotto nel box informazione. E quindi non mi rimane che dirvi che da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Arrivederci al prossimo video!